stabili le condizioni del sindaco Emanuele Cristini. Operata la bimba di 5 anni ricoverata al Bambin Gesù, 3 persone sono finite nel registro degli indagati con l'accusa di disastro colposo e lesioni gravi colpose. Facciamo il punto con Rosario Carello. 60 minuti per capire che cosa è successo a Rocca di Papa lunedì, quando un'esplosione ha fatto saltare in aria il palazzo del comune, bisogna partire da quella lunga ora nella quale ininterrottamente il gas è fuoriuscito dalle tubature. 60 minuti nei quali, pur avendo dato l'allarme, forse non da subito, il gas ha avuto il tempo di invadere il vano ascensore, poi la tromba delle scale e infine di provocare lo scoppio. Sotto osservazione la progettazione dei lavori. La procura vuole capire se l'impresa che stava effettuando le indagini nel sottosuolo di Corso Costituente su ordine del comune aveva tutte le informazioni corrette o se si è trattato di errore progettuale. Intanto è attesa per il ritorno degli sfollati a casa o al lavoro. Non riusciamo ad entrare neanche dentro al negozio per poter prendere attrezzature e via dicendo, aspettiamo. Verso le 15.30 ci dovrebbe stare sopra il luogo due vigili per verificare la stabilità dell'edificio, eventualmente ci fanno rientrare. Fino a ieri l'aria era molto pesante perché poi si sentiva ancora odore, però oggi mi sembra sia migliorata la situazione. Restano stabili le condizioni dei 16 feriti, tra cui in prognosi riservata il sindaco Cristini e un suo delegato, 3 gli avvisi di garanzia al titolare della ditta di Frosinone, incaricata dei lavori, al fratello che li eseguiva e a un geologo. Tra i reati contestati, disastro colposo, lesioni gravi o gravissime colpose.